Il nuovo Winterfest è uscito da ormai un sacco di tempo. Il quindicesimo regalo che ormai sembrerebbe possa arrivare. Quindi mi raccomando, assicurati di guardare il video all'inizio alla fine per sapere al meglio anche te, appunto, come ottenere questo quindicesimo regalo, quando uscirà e anche effettivamente se uscirà, perché tutti davvero, ragazzi, non vediamo l'ora. Ma ora direi di andare subito nell'alloggio che non scappa nel mezzo inverno. Perché sì, raga, come vedete siamo ancora al sedicesimo giorno e del quindicesimo regalo non ce n'è traccia. Appunto, raga, quindi tutti stiamo qua a parlare di questo quindicesimo regalo, che ormai, raga, vi giuro, non si sa altro di che aspettarci. Anche perché, come sapete, raga, un quindicesimo regalo esce più o meno tutti gli anni, quindi quest'anno perché non dovrebbe uscire, anche se effettivamente, ragazzi, siamo ben al 17° giorno. Quindi secondo me vi spiego praticamente quando arriverà questo regalo, proprio che come tutti saprete siamo quasi al 2023. Bene, cosa posso fare di questo? Apparentemente niente, però come sapete ogni volta che, appunto, ogni gennaio potremmo dire, Fortnite va a fare un regalo ai nuovi giocatori e anche generalmente dei mini countdown ed eventi in game che ci augurano il buon 2023. Quindi, ragazzi, vi ripeto, ci siamo quasi, manca davvero pochissimo. Io non vedo l'ora, appunto, ragazzi, che esca una roba di questo genere, anche perché io sono un amante del Capodanno, una delle mie feste preferite. Non è vero, scherzavo, ragazzi, ovviamente niente batte il Natale. Quindi, appunto, anche quest'anno potremo vedere indubbiamente queste ricompense arrivare qui. Tra l'altro, vi ricordo, sul sito qua sotto in descrizione, ovvero Gameo, potete trovare un botto di roba figa, ok? Per festeggiare questo nuovo 2023, tra cui la skin di Iron Man Zero, Batman Zero, tutto il set delle skin di Fortnite Marvel Zero War, le potete trovare con circa solo 5€, riuscite a comprare tutti i codici dei fumetti. Mi raccomando, cliccate sul primo link in descrizione per godere di queste offerte e ovviamente, a parte questo, se utilizzi il codice Leotech, lo dico solo per te, avrai un ulteriore sconto. Quindi, perché mai non dovresti andare a fare anche un'ottima idea come piccolo regalino? E appunto, attraverso questi fumetti è anche possibile ufficialmente ottenere questi picconi qua diamanti un clara, grazie anche con altre mod. E appunto, raga, otterrete esattamente per queste mod, otterrete ben 500 V-Bucks. Ora vi spiego perché, come sapete, queste mod è uscita anche gratuitamente da poterla, appunto, riscattare andando a completare le semplici sfide, appunto, di ravvia a un amico. Come sapete, per questo motivo Fortnite ha scelto di andare a regalare ben 500 V-Bucks a tutti coloro che possedevano già questa emote. Quindi su Gameo, appunto, puoi acquistare questa emote e ottenere questi 500 V-Bucks per il prezzo ben di circa poco meno di 1 euro, ragazzi, perché quelle mod costa poco meno di 1 euro esattamente su Gameo. Ma appunto, a proposito di questo, sempre parlando, rimanendo a tema con tutto il discorso della roba Marvel, eccetera, ora vi voglio parlare di una nuova cosa molto particolare che sta per arrivare, ragazzi, qui su Fortnite. E veramente, raga, non vedo l'ora perché sono un grande amante e in circa 2 giorni ho completato il gioco. Comunque, appunto, vi spiego, sta per arrivare la collaborazione con Spider-Man per effettivamente, raga, Miles Morales. Quindi, appunto, perché andremo a vedere questa collaborazione, non vedo l'ora che arrivi. Quando arriverà, ora c'è tutti i dettagli nel dettaglio. Perché esattamente, raga, tra poco, come sapete, è uscito ufficialmente il nuovo gioco di Spider-Man Miles Morales all'interno del loro coso e del loro Epic Games Store per tutti i giocatori da PC. Però, effettivamente, ragazzi, visto che è già uscito, questo qua per Epic Games non ha significato niente di maggiore, a parte effettivamente l'uscita del gioco, e non hanno voluto celebrare questa grandissima occasione anche sul loro Fortnite. Quindi, raga, sinceramente potrebbe essere che arrivi, sì, molto molto probabile. Tra l'altro qua è pieno di nemici, raga, io non ve lo faccio vedere perché mi vergogno a far vedere quanto faccio schifo. Quindi boom, volevo via, raga, volo via, non ve lo dico neanche. Non sto neanche a dirlo, perfetto, mettiamoci qua dietro un attimo che mi curo, perché, ragazzi, ora faccio vedere, ecco qua. Tipo scappato che non avete idea. Quindi, appunto, sono un grandissimo amante di questa serie e, appunto, potrebbe anche spiegare il perché Epic Games abbia effettivamente apportato delle modifiche interne al gioco ai guanti di Spider-Man. Infatti, come sapete, i guanti di Spider-Man li avevamo visti scomparire nella season 2 del capitolo 3. E appunto, raga, da quando sono scomparsi, effettivamente non sono mai usciti. Però, nonostante ciò, Fortnite ha sempre distribuito dei piccoli easter egg che hanno sempre avuto a che fare qualcosa, sia più in remoto che più direttamente con questi guanti. Tra l'altro, raga, in questo trailer qua di un nuovissimo film dello Spider-Verse che uscirà verso giugno di quest'anno, è stata intravista una skin di Fortnite. Allora, molti dicono che effettivamente sia la skin, una skin che non ha niente a che fare con Fortnite. Però, raga, le somiglianze sono davvero tante. Anche perché Fortnite, forse non ve ne sarete accorti, apporta sempre delle modifiche alle skin Marvel e non le ricarica mai copia e incolla interamente il modello 3D. Quindi, raga, arriveranno queste cose molto molto carine. Come avete visto, appunto, potremo vedere questa skin fare Miles Morales per questi motivi. Quindi, probabilmente, sì, raga, aspettatevi Miles Morales, arriverà, la data di arrivo non è stabilita proprio, raga, zero assoluto, nessuno ne ha la minima idea di quando potrebbe arrivare questa collaborazione, però
se devo darvi la mia idea personale, uscirà verso l'estate, perché l'estate è il periodo delle grandi collaborazioni, quelle importanti, succose e belline. Non pensavo avessero rimesso il lanciarazzi, quindi appunto questa collaborazione dovremmo aspettarcela circa verso, direi almeno così, fine estate, ok? Se non mi arriverà verso il periodo giugno-luglio, proprio quando è uscita la collaborazione con Dragon Ball, che poi ragazzi è stata subito seguita dalla collaborazione con My Hero Academia, quindi questo qua è stato uno ottobre e un dicembre, gennaio di collaborazioni assurde. E quindi appunto ricollegandosi al quindicesimo regalo dovremmo ottenere delle ricompense gratis per appunto l'arrivo del nuovissimo anno, magari da compensare verso delle sfide. Ma raga, vi ricordo, per supportarmi, per avere la possibilità di ottenere un regalo verso Fortnite, codice creatore lag nello shop e mandami la foto su Instagram, così ti andrò a repostare. È importantissimo se lo fai. Grazie mille bro, fai accetta. E niente raga, niente, voglio farvi parlare velocemente dello shop, perché io sono tentato dal fare una petizione di rimuovere tutta la roba Marvel, perché ragazzi non è possibile di avere 33 skin della Marvel in un unico item shop. Ok raga, proprio vi dico, non è, guardate, graficamente non è possibile, non è mai uscita così tanta roba, non ho visto niente del genere in tutta la mia vita. Tra l'altro le skin qua di My Hero Academia, che ormai vogliono fare la move con questo item shop, ci sono circa da 3 settimane, però non importa, ok, addirittura scontati raga, attenzione. Il bundle della Galaxy, molto particolare, mi fa un pochino rabbia che alcuni l'abbiano tenuta gratis, però questi qua ragazzi, chi vince le coppe, è un campione, cazzi e mazzi. Comunque io, come vedete, ho finito tutta la lodge del Winterfest ed è una satisfaction che non ne avete idea. Guarda qua raga, tutta la roba spacchettata, un pochino mi rende triste perché sapete, aprirla subito dopo l'aggiornamento e vederla tutta piena di regali da essere aperti, in effetti raga è molto molto bellino. Tra l'altro il capannone ragazzi qua non ci dà più punti esperienza in teoria, no? Mi sa raga che non dà più XP, vediamo un attimo se ci dà qualcosa, perché non l'apro da 7 mesi sto capannone, però raga effettivamente non ci sta da XP, non ci dà più XP, ma boh. Forse l'hanno avuto fixabbo. Comunque questo macchinina, raga, io vi giuro, mi sterò un botto questo Winterfest. È stata una cosa bellissima. Nel competitive non abbiamo altro di cui parlare. Vabbè, la coppia Zach, ma questa ci sarà tra 6 giorni, ne parleremo in altri video. Niente raga, vi ricordo, ci vediamo con i prossimi video ogni giorno qua all'interno del canale. Ma attenzione raga, mentre registravo ho fatto questa clip dopo aver editato il video, perché sono giunte delle notizie sulla ban creativa 2.0, perché raga appunto questa creativa 2.0 Fortnite l'ha confermata, quindi tra poco arriverà e farà appunto uso del motore di ricerca Unreal Engine 5, o meglio del motore grafico Unreal Engine 5, che molti hanno già provato in anteprima, tra cui il sottoscritto. Ed è appunto ragazzi molto molto bello, vi giuro non mi aspettavo niente, mi aspettavo fosse più o meno come Blender, ma raga potete fare tipo il triplo delle cose ed è molto più intuitivo, perché ad esempio utilizzando i programmi di grafica 3D come Blender e queste roba qua, DaVinci Resolve, Filmora, tutte queste robe qua ragazzi, mi aspettavo semplicemente fosse una roba molto più complicata Unreal Engine 5, mentre in realtà sono rimasto stupito, perché comunque anche con delle conoscenze molto molto scarse di programmazione grafica 3D, perché non è richiesta assolutamente la conoscenza di programmazione, perché è una versione semplificata, quindi raga è molto molto bellino. Io detto questo vi saluto, niente, volevo solo aggiungervi questa piccola chicca finale.